Allora, intanto io devo dire grazie a loro due, sia il dottor Maggiori che la licenza Torelli, perché loro sono i ricercatori. Io sono uno che guarda e osserva, e da dove osservo riesco ad arrivare a vedere, ho il dono della visione. Questo è un dono che, come uno intonato come Bocelli, dico no, non c'è un perché. E quindi guardando il mercato vedo il comportamento, da come è il comportamento dico è così. Lui mi sostiene tutte le mie tesi, perché essendo un ingegnere va a fare i calcoli e dice c'è del vero su quello che dice, e io te lo posso sostenere o che è matematica quantica, che io capisco poco, o altre cose, lui dice, e così alla fine riesce a darmi validità a quello che dico. E quindi loro sono ricercatori, adesso sono un po' più terra terra, e quindi cerco di farvi le cose che vedo io, come ho visto io, che ho analizzato io, che poi voi verificherete se è vero che quelli che sono miei abbonati sanno che sono 6 mesi che sto dando per voi, e non intatti, e non è mai stato mio abbonato, o chi è stato abbonato in passato. Negli ultimi 6 mesi ho messo a punto questa che è micidiale, i miei lettori lo possono dire. E intanto io devo dire che non uso i cicli superiori, e per queste sigle che sembrano arabo, per chi non lo sa, questo è un ciclo giornaliero, lo chiamo GG, questo è un ciclo T-1, che è un ciclo che dura circa dai 3-4 giorni, secondo a volte dura 3 giorni, a volte dura 4, secondo il periodo, e questo è il ciclo T+1 che può durare dai 10-15 giorni, e il ciclo T+2 che dura circa un mensile, però a volte dura 35-40 giorni, a volte dura 20, come stavolta il mercato sta facendo un intermedio con 3 cicli mensili, ecco perché sta fregando tutti, ma noi non ci ha fregato perché ce ne siamo accorti 2 mesi fa e abbiamo cuccato subito il 20° giorno che c'era qualcosa che non andava, ti ricordi? L'intermedio è quello che raggruppa sempre i 2 o 3 mesi di borsa, è quello che la gente compra normalmente. Allora io oggi cercherò di darvi, se ho tempo, vi do anche la posizione spazio-tempo di dove siamo adesso in borsa, in finale. Oggi l'argomento comunque sono le 4 entrate che vi faccio vedere sul ciclo giornaliero, qualcosa di veramente micidiale, perché una volta individuato dov'è il T-1, che è un ciclo da 3-4 giorni, è facile, vi farò vedere un'operazione che ho fatto mercoledì scorso, credo, che era il Crevi, dove in un giorno con un solo contratto mi ha fatto 3.500 euro. Così, solo perché, così, proprio per farlo vedere. È vero che è stato colpo di culo prima che volevo prepararlo prima del corso, però è anche vero che quando uno dà qualcosa agli altri, che lo dà col cuore, ha sempre il colpo di culo che succede. Come quando qua feci la prima volta 4 o 5 anni fa, volli prendere in giro tutte le banche, anche lì abbiamo fatto 2.700-2.800 euro in 2 giorni, quindi poi le balle stanno in poco a poco, se sono così sono così, dimostrato davanti a tutti giù in sala, perché io sono andato giù. Non mi piace criticare normalmente, perché tutti siamo criticabili, io compreso. Però mi piace che quando si va in un posto si dà qualcosa che uno porta a casa e ha, non che arriva e gli racconta delle favole. Che cazzo stanno dicendo giù? Non lo so, io lo sentito, ma comunque lo stesso. Vediamo ad andare avanti. Se ve le volete marcare questi qua, se siamo bambini sul mercato, mi è patentato sul giornaliero, sono uno. Attenzione, vi do delle regole. La prima, vendere o comprare sulla rottura del massimo minimo di metà ciclo giornaliero del corso, ve lo farò vedere, se volete scrivere lo scrivete, se volete scrivere non abbiate paura, Rimini, andate sul sito, ce l'avete. Credo che sia uno dei giorni che io lo lascio il mercato in giallo, non c'è tutto quello, no, ma questo lo metterò su stasera o domani, quindi avete fino al 31 di tempo per averlo, va bene? Ve lo metto che lo potete scaricare. La seconda è vendere o comprare sulla rottura del massimo minimo relativo del giornaliero precedente, cioè il minimo o massimo del giornaliero precedente. La terza è vendere o comprare sulla rottura al massimo del minimo relativo del ciclo T-1 precedente. La quarta, se fosse conveniente entrare, usare il metodo 1, 2, 3, è scritto la dispensa. C'è una dispensa in alto, ve lo faccio vedere se ho tempo un attimo, se no vi faccio vedere. Sui particolari sono 3 strike. Il mercato, quando scende, non scende mai così, ma scende come un fulmine. E ogni ratto che io faccio lo chiamo strike. Ci ho dato questo nome, non sapevo come metterci, quindi mi sono inventato strike e basta. Comunque adesso vi faccio vedere qualcosa. Allora, si vede proprio niente, che schifo. E qua si vede benissimo. Ma no, poi si vede benissimo. Lo so, anche a voi, che schifo. Ma vedi, non si vede benissimo. Come fa? Come facciamo? Dove, non so come fare.
proprio a scoprire come usare il mio prezzo. Si trova, ma usare anche il colore nero, si vede bene. No, altro. Così non si vede se è usato il colore. Proprio scoprire il computer, no. Allora, perché è solo il proiettore. Che schifo. Ecco, qua ci sono sempre problemi di quando si va che non funziona mai in casa. Guardate, c'era e ce l'avrete. Guardate che c'era e si vedeva bene. Quindi io l'ho fatto e si vedeva bene. Allora, guardate, in ogni caso voi l'avete, ma il regalo è molto più semplice. Andate su Teletrading di Magioni, ci sono due video su questo argomento, insegno, e avete questa grafica tutta, è gratis e quindi non spendete niente, intanto. Così se spendete troppo me lo dite. Magioni, ci sono ancora i due video, quelli dei due dopo. Ci sono due video. Un attimo che forse ce la facciamo. Contrasto. Bravo, l'hai fatto. Va bene? Sì, va bene, è sufficiente. No, dopo bisogna ritornare. Vedi l'ingegnere? Oh, è sufficiente però. Allora guardate, qua vi ho proposto tre cicli. Uno è neutro, cioè con partenza mettiamo 0 e ritorno 0. Questo con partenza 1 e arrivo 3. A rialzo e un ciclo a ribasso con partenza 1 e arrivo meno 3. Questo fin qua è molto semplice da vedere. Comunque avrete tutto questo disegno fatto anche meglio, schematizzato sui due video che ho fatto. Ho fatto due video con questo, spiegato benissimo, non ci sono problemi. Tra questa pagina e quello là riuscite a capire bene. Allora, guardate, che cosa ho fatto? Ho cercato di farvi vedere come si muove più o meno il mercato, che in un ciclo logicamente immettiamo del DAX che faccia 12 ore, non è detto che faccia 12 ore, perché in questo momento vi farò vedere fa 9 ore, un giornaliero, però si muove da 9 a 13 ore. Imparerete a vederlo, come avete imparato quando avete dato la patente, che siete sulla strada di montagna, capite che quello sarà un tornato, una curva pericolosa, eppure non l'avete mai fatta quella strada, eppure la sensazione ve la dice. Ecco, ci vuole un po' di esperienza per vederla. Arrivare a vedere i cicli ci vuole 2-3 mesi, però intanto io vi do più o meno come siete messi. È chiaro che io faccio anche apposta, non questo, apposta a spiegarvi bene questo, perché se uno si abbona con me 3 mesi o 6 mesi impara con 100 euro, ragazzi, 100 euro 3 mesi, che tutti se lo posso permettere. Tutti i giorni do i dati, i software aggiornato e insegno. Apprende pian piano, almeno in un intermedio, vede un centinaio di intermesi, un centinaio di cicli giornalieri, impara. Se uno non è così corto, impara. Allora, un ciclo è dotato più o meno un neutro di 6 ore in salita e 6 ore in discesa, fa 6 ore, 6 ore. Questo è semplice, vi do dei dati più o meno. Al rialzo cosa sarà? Logicamente 8-9 ore e 3 di discesa, perché il mercato sale sempre con l'ascensore, sale con gradini e sale con l'ascensore, rapido, boom, giù. Che cosa succederà? Se mettiamo il ciclo a ribasso farà 3-4 ore di rialzo, il resto a ribasso. Fin qua, se avete capito questo, avete capito già l'80% di quello che devo spiegarvi. È molto semplice da scrivere. Questo è una cosa molto semplice. Lo so che è un po' più complicato, non voglio farvi perdere tempo. Rimaniamo a... tanto avete tempo a vedervi i video fino all'ignoranza finché non capite, quindi non ci sono problemi. Andiamo avanti. La presentazione di oggi la mettiamo su internet dopo, quindi va bene. La mettono su un teletraining, quindi va bene. Allora, andiamo al 27 aprile. Allora, questa è tutta roba che io ho messo quello che vi faccio vedere oggi è roba che io scrivo normalmente sul mio sito. E quindi vi faccio vedere le cose reali, non delle cose che ve le preparo apposta per sito per fare bella figura. Vi faccio vedere quello che tocco con mano. Integro anche qui le mie entrate cicliche, questo è il mercato, queste sono tutte medie mobili, non pensate che sia chissà chi, ma sembra l'America Airline, ma non è niente. Questa è la media mobile normale, le medie mobili le trovate tutte scritte sul mio libro. Chi non lo sa, chiedete chi c'è il libro, ve le fate passare, è una schedina che c'è. Chi ha letto il mio libro, c'è una schedina che c'è, ci sono tutte le medie mobili con tutti i valori, secondo che sia FIB, DAX, euro dollaro. Tutti, ma il buon no, però è uguale, quante ore fa il buon DAX? Allora è sempre uguale, no? Cioè, bene, allora qua ho messo delle entrate, l'innovazione a questa roba
è stato quando Banca Sella si è fatto impazzire, che ci ha fatto Celestrin 4. Da Celestrin 3 si è passato a Celestrin 4 e io ho detto cazzo, ma è cambiato tutto. Io non sapevo cosa fare, perché cambiava le medie mobili, cambiava cose, cambiava tutto. Quando si è abituato a vedere una cosa e comprare su dei grafici e metterci dei soldi e dare i consigli agli altri, qua è... Per fortuna, chiamando io, che ho un'ottantina solo di abbonati Sella miei, ho trovato due ingegneri giovani che erano intelligenti. Hanno detto, senti, facciamo un piacere a te, abbiamo 200 rotture di coglioni meno. E quindi loro mi hanno fatto la pagina come io volevo. E qua hanno fatto davvero successo. Guardate, ogni retta che voi vedrete, chi non ha la mia pagina, è un'ora esatta. Un'ora esatta. Guardate come si fa presto a vedere un ciclo. Da qua, un giornaliero, contiamo le ore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da qua a qua un giornaliero. Una velocità estrema. Mentre al giornaliero, guardate dov'è. Allora dove andrò a mettere io? Allora, dove entriamo? Io devo dare l'entrata sul massimo del giornaliero precedente, sul, guardiamo la regolina di prima. Guardate, dove dovete ricomprare? Sul massimo, secondo, comprare sulla rottura del massimo minimo relativo del ciclo precedente. O altrimenti, vendere. Ma sì, qua, di metà ciclo giornaliero precedente o in corso. Andiamo a vedere. Prima, regola. Qua. Io ho messo l'entrata a sul minimo del giornaliero in corso, che è finito, e poi è partito un altro ciclo. Dove andremo a comprare? Sul massimo del giornaliero precedente. Quante ore abbiamo di possibilità a nostro favore? Guardate che quando è entrata dovete contare le ore, è una cosa semplicissima. Io sono entrato, dopo un'ora, quante ore ho a mio favore? Ho almeno 5 ore, almeno 4 ore che fosse tutto in discesa, 3 ore, di non prendere mani al culo, ragazzi. Questa, ma credetemi che averci tempo di avere il tempo di andare nella direzione corretta, respirare e pensare cosa fare, perché di solito quando uno compra, cazzo, cioè uno davvero non sa più cosa fare, viene in panico, anzi, qua invece ha 3 ore di tempo di pensare cosa fare, non è mica poco sapere quelle cose qua. Quindi ragionando con i cicli è così. Allora adesso vi faccio vedere i casi reali. Allora, ogni retta, l'entrata 21, vedete cosa ho scritto, cos'è l'entrata 21, 5,34 e 21,646, ve l'ho appena descritte, uno, è il minimo, nel caso il mercato, perché ho messo questa e questa, perché se il mercato, qua lo capisce chissà dei cicli, chissà con me, oggi non era l'albero perché altrimenti vi confondete, perché io ho preso dei casi reali purtroppo, i miei gli dico anche, per una regola fissa che troverete scritto sulla dispensa, il ciclo superiore, che è quello che comanda, cioè che comanda, abbiamo detto che i cicli, se c'è il giornaliero c'è il T-1, che 3 giorni comanda il T-1, il T+1 comanda il T-1, che sono 10 giorni, di conseguenza cosa succede? Che se mi rompesse il giornaliero, il mercato piomba circa fino a qua, se rompe questo, tutto il +1, cioè il ciclo di 10 giorni, scenderebbe. E quindi mi preparo anche su questa. E queste sono soluzioni che bisogna sapere. Nessuno sa questo, capisce come guadagnare. Perché qua vuol dire piramidare, metterci in altro contratto e guadagnare dei soldi. Perché sappiamo delle regole fisse che gli altri non vi danno. Le sue io e basta. Anche loro. Anche loro. Allora. È dentro quello lì? No, no, è più di... Che cos'è? Il grafico dai frame. Ma io non sto a darvi tutte queste cose. Allora, il grafico è due minuti time frame. Time frame a 2 minuti. Con una soluzione a 6 zoom. Però bisogna sapere cos'è. Io queste cose le dico tutto il corso 100%. Io oggi vi dico che cosa faccio e vi dimostro che se uno è interessato nel corso, se uno è interessato, ragazzi, ci sono 100 persone che vi insegnano meglio di me. Io vi faccio vedere quello che faccio io, dopo. No, era solo una. Certo, ma vi do anche le entrate, adesso ve le faccio vedere. No, era solo una università. Allora, il 28 aprile. No. Il 28 aprile, qua. Lascialo lavorare. Questo grafico c'è tanta analisi tecnica, guardate. Di quello che abbiamo finito di dire in questo grafico, io non l'ho sottolineato così, lo troverete nel corso, cioè in quello che io scrivo. L'ho scritto perché c'è tanta analisi tecnica che vogliono che pian piano, forza di dirlo, chi è abbonato lo impari. Allora scrivo, l'entrata di uno
Questo è l'euro-dollaro, per esempio, perché questo metodo che sto insegnando funziona con qualsiasi future, dal commercio delle banane al commercio del cacao, ai future del DAX e dell'euro-dollaro, del 500, del FIB, di tutti, purché è un'analisi tecnica tarati in questo modo, cioè tarati in questo modo, che siano a un'ora, due minuti time frame, a sei zoom. Quando, cioè, io ci ho messo 10 anni per arrivare a capire questo, non è che ci ho messo un minuto, eh. Poi io ve lo dico in 5 minuti, ma cambia tutto. Allora, 1, 4, 6, 20, il minimo di giornata del giorno. 1, 4, 6, 20, questo è quello. Questo è il minimo di giornata, guardate cosa è successo qua, eh? In giornata, guardate, 1, 2, guardate come si può presto contare dove siamo. Questo è il giornaliero. 1, 2, 3, 4, 5, in 5 ore è andato là in alto. Quindi dovrà fare un minimo di metà giornata. C'è circa 10 ore, aspettiamo il minimo dove ci mettiamo a comprare. Qua in alto, perché abbiamo almeno altre tre, nella seconda metà giornata, almeno 2 ore che possiamo arrivare su di salita. Quindi se si può prendere qualche punto lo facciamo. Poi, dove ho messo l'entrata? Guardate, 1, 2, 3 strike sotto. Che non mi conviene mettere la mezza giornata, perché sennò perdo tanti soldi. Lo trovate sulla mia dispensa, c'è scritto tutto passo passo. Step by step c'è scritto tutto sulla dispensa. Questo è il terzo strike, è la quarta entrata. Poi se rompe questo, dovesse rompere anche metà giornata, allora identificate in altro e siete sicuri che potete risolvere. E questo è di momento. Se vi faccio vedere le cose un po' più. Allora, questo è uno. Non mi ricordo la data perché sono andato a tirarlo fuori, ma vi faccio vedere qualcosa di reale sul FIB che dice 108 qua, mi sembra. Provo a guardarci. 7108 il DAX. Il DAX, allora 7108 del DAX, che è questo? 108 del DAX. Chi non crede può venire a vedere che qua si vede benissimo, 7108. Quindi, io avevo dato questa entrata e quando metto questo e scrivo, quando non è chiaro il ciclo T-1 inverte spesso la rotta in corso. Abbiamo un ciclo chiaro da 54 qua e questo è un ciclo da 60 o è uno da 26, ne fa uno da 30 e siamo invece partiti da 34. Secondo me è una finta a 34 per il mercato è partito. Stiamo a vedere cosa è successo dopo. Il rialzo c'è stato. Io avevo già mandato la foglia e quindi avevo avvisato tutti i miei lettori di quello che era successo prima. Attenzione che quando ci sono i cicli messi in questo modo non è una cosa normale, ci può essere l'inversione, difatti l'inversione c'è stata. Abbiamo comprato 7108, qua si vede, 7108 il mercato è salito. A 7000, adesso lo dico io che... Lo dico io, dai. Sì. 7149. 7149, quindi abbiamo fatto... Alle 13 io avevo, alle ore 13 l'ho messo sul sito, 36 punti. Il massimo. E ho fatto. Perché io ho già chiuso stop a 7144 tassativo. Cioè qua. Qua siamo 47, io qua, siccome che lui è sceso il mercato ed è ripartito, sotto questo strike non mi interessava più chiudere, tanto noi abbiamo già guadagnato, ci sarà un altro giorno. È inutile che volete prendere, portate a casa 30-40 punti per volta, che sono sufficienti. Vi faccio vedere che tutti i giorni succedono queste cose. Vogliamo andare a contare dove era il ciclo? Guardate, 1, 2, 3, 4, ho fatto una finta, minimo è ripartito, 1, 2, 3, 4 e mezzo, mi ha fatto il massimo, scende e ripartirà. Io le barre stanno in poco posto, sono qua ricontate, cioè qua. Allora andiamo avanti, il 2 maggio è successo di tutto, il 2 maggio volevo fare, no il 2 maggio è stato il 12, il 2 maggio un'altra cosa, un'altra operazione che ve la faccio vedere. Allora questa è stata l'entrata che io ho dato e la potete andare a verificare, il giorno 2 maggio potete andare a verificare che ho dato questa entrata. E alle ore 13.29 ho messo sul sito, si chiudete con 47 punti, circa 1000 euro, mercato se andesse sotto 7.581 chiuderei l'operazione, così ho scritto, sotto qua. Questi gli avvisi che io ho dato. E quindi direi che è stata buona anche questa operazione. 7.547 il mercato è dato 7.594. Questo è il 2 maggio, potete sempre verificare sul mio sito, lascio 2 mesi, che dopo ve lo faccio vedere, ho 2 mesi che potete andare a controllare tutti i giorni. Perché uno le balle ve le può contare, se le lasciano tutti i giorni sono scritte, quindi verificabili. Allora andiamo a vedere cosa è successo il 12 maggio.
mi piaceva questo grafico perché ho detto, beh, qua c'è proprio la scuola che posso fare, che pian piano insegno loro gli strike, che li parino a vedere. Guardate, il mercato era qua, quando io ho aperto il mercato, vedete che era chiuso alle 22 circa. Quindi io devo dare l'apertura, lo do circa alle 7 del mattino, perché i Caraibi dove vivo io, ci sono 6 ore di fuso orario in meno rispetto all'Italia, quindi io do il commento verso le 4 del mattino, che per me sono le 10 di sera, e qua alle 7 del mattino, quindi alle 8 quando aprono hanno già sempre tutti in ordine. Allora dico, mi sono messo qua, dico, sta a vedere cosa succede. Guardate gli strike come si vedono bene. 1, 2, 3, sul terzo strike dico di comprare. A 1,340, e questo era il, non so se fosse il DAX o l'Orfim, perché no, o il 500, S&P 500. Sono, S&P 500. Qua mi interessava dare la lezione, che in ogni caso scendendo, guardate, 1, 2, qua sotto era il terzo strike da vendere qua. In ogni caso i segnali c'erano per poterli vedere, mi interessava bene. Va bene? Quella era la scuola. Andiamo un attimo, il 12 maggio, giornata fantastica. Andiamo con l'ordine. Allora, ho scritto, questo è quello che ho scritto, commento del giorno normale. Mancano ancora 5-8 giorni per la conclusione, secondo me, del ciclo mensile. Ci stanno ancora 2T-1, uno dei quali, secondo me, è partito oggi, o comincerà sempre, secondo me, in mattinata. Questo è quello che io ho detto ai miei lettori, perché è quello che credo, quello che penso. E quindi noi abbiamo detto che facciamo circa mensile, il più uno, 10 giorni, il mensile circa 20-22 giorni adesso, il quindicinale che è circa 15 giorni, abbiamo detto T-1 4-5 giorni, quindi saranno 3-4 ogni 15 giorni, e quindi andiamo a vedere cosa succede. Allora io ho messo questa entrata 4-3-5-8 a ribasso, e ho messo un'ipotetica, vedete, ho detto, guardate che ha fatto, 1, 2, se il mercato, l'ho segnalato in rosso, facesse uno strike più o meno a questo modo, sopra questo strike comprate, diversamente potrebbe scendere ancora per la fine, come ho detto, comincerà sempre secondo me in mattinata, quindi deve andare ancora giù, da una botta giù poi in mattinata dovrebbe finire, può andare giù altre 2-3 ore, certo che se va giù 2-3 ore, quando va giù violento va giù anche 100 punti, perché c'hanno quelle misure lì quando va giù, andiamo a vedere cosa è successo. Allora, alle 12.30 faccio il primo aggiornamento, chiuderei la posizione dato che stamane con profitto di più 78 punti e quasi 2.000 euro. Guardate che abbiamo venduto 7,458, siamo qua. E dico, signori, per me è finita qua. Se non è finita ci manca pochissimo, il tempo non è più dalla nostra parte, guardate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha fatto circa 8 ore. Quindi il tempo non era più dalla nostra parte, era ora di chiudere perché poteva solo rimbalzare. Così ho detto. Chiudete con profitto. E così ho detto chiudete, state felici, che a me va bene così, sareste stati felici per una giornata così. Eppure stiamo a vedere cosa è successo ancora in giornata. Poi pettetevi, piangete, ma pettetevi con i soldi in tasca, dico. Allora, alle ore 16.33 dico, io proverei a comprare qui stop due strike sotto. Il mercato da così, che si era fermato dove abbiamo detto, ha fatto due strike, il mercato è salito, il terzo strike dico 1, 2, 3, guardate, guardatelo bene, 1, 2, qua è poco, 3. Io qua dico, qua io proverei a comprare sotto due strike, qua sotto, o qua, io direi qua sotto. C'è poca differenza, comunque lo metterei qua. Ora uno dice, mi può dire, ma da 7,417 a qua ci sono tanti punti, io dico, se non ve lo potete permettere fate lo stocks. Cioè questo è un gioco che va fatto così, o te lo puoi permettere o te lo puoi permettere, se non te lo puoi permettere di giocare in questo modo, perché sennò si prende rischiate, fare lo stocks. Poi parlerei, farne uno, due, tre, ci sono dei due posti liberi qua davanti se non vuoi venire. Va bene, andiamo a vedere cosa è successo. Ore 19.11, ultimo aggiornamento, ottima anche questa entrata, sul nuovo T-1, tutto come previsto, perché era stato preventivato in mattinata. Guardate cosa ha fatto il mercato. Abbiamo detto di comprare qua, guardate cosa ho fatto. Poi io ho fatto chiudere a 60 punti, ho fatto chiudere circa qua. Però il mercato è andato più 95 da 82. Qualcuno mi può dire se poteva prendere qualche punto, sì. Ma sappiamoci accontentare che in quella giornata lì abbiamo fatto 3.500 euro.
secondo me è stata una bella giornata. Questo è quello che vi sto facendo vedere reale di quello che faccio io tutti i giorni. Contando gli orari, vogliamo controllare cosa è successo? È partito il team 1, quindi c'è la spinta violenta, perché il primo giornaliero ha la spinta massima in qualche ora. Contiamo le ore. 1, 2, 3, 4, 5. Ha fatto mezzo giornaliero? Sì o no? Contiamo. 1, 2, 3, 4. Qua ha chiuso il giornaliero. Cosa è successo qua? È ripartito. Il secondo giornaliero, spinta per quello che dico è andato a 95, l'aveva già cannonato, perché l'ha fatto la sera? Perché così gli ha pietato tutti la sera che non c'era più nessuno. Al mattino, cosa ha fatto? Alle prime 4 ore è sceso alle prime 4 ore, poi il limite ritornerà su, ma per intanto era a posto, e qui chi doveva fare è fatto. Questo era per farvi vedere qualcosa di reale che faccio. Allora, qua ho messo una domanda che mi ha fatto il lettore, perché poi 2 o 3 giorni dopo uno mi chiama e mi dice: perché ho venduto? Sapete che i miei clienti, chi lo sa, chi i miei clienti lo sa, chi non lo sa, io abito in Calabria, ma per Skype do dalle 7 alle 9 di sera che mi potete parlare, sono l'unico insegnante, non in Emilia Romagna, in Italia, che fa così, gratis, ai miei abbonati, gratis. È Santo Domingo? Dalle 7 alle 9 di sera per Skype sono Santo Domingo, per me dall'1 alle 3, l'ora più calda, sono in casa, con l'aria condizionata, carta e mangio tranquillo. Quindi vi rispondo volentieri, ho passione, lo faccio volentieri. Quindi è una domanda che uno mi fa, e per 3 mesi chi è abbonato con me ha diritto di chiamarmi se non capisce, dopo ho visto i 2 video, ho visto quello, vuol fare il giornaliero, finché non ha capito mi chiede una domanda alla volta e io gli insegno dove deve andare. Perché ho venduto prima e ho perso una stoppata? Non mi ha abbonato. La risposta ora mi piacerebbe vederla da voi. Se qualcuno me la sa dire, tu taci Roberta, perché sennò è finita. E tu Roberta, se mi hai abbonato, non so. Allora, guardate qua, aspetta che la faccio piano. Se ci riuscite, venite, io vi spiego tutto qui. Allora, sappiate che vi do un vantaggio. Contate le ore, ogni è un giornaliero, guardate, sono ripetitivi. Guardate come si comportano i giornalieri. Siamo in salita, con un trend in salita, ma guardate i giornalieri. Vogliamo contare le ore? Una a caso, primo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mezzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mezzo. Avevo detto che faceva circa 8, 9 ore in questo momento. Contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mezzo, 7, 8. Lui mi dice, ho preso una stoppata, qua. Lui è partito e l'ha messo qua lo stop, invece di metterlo qua. Lui non ha contato le ore del giornaliero precedente che doveva metterlo qua, è voluto star corto, l'ho presa, il mercato è sceso per il partito. Però dice, poi due stoppate, è problemi tuoi. Cioè devi, se io ti do 4 regole, non 17, 4. Lo metti lì, stop, 2 strike sotto, come c'è scritto sulla dispensa, ve la faccio vedere adesso, perché tanto questo l'ho finito, ho ancora 10 minuti, quarto d'ora, questo lo serve, ve lo metterò su. Dispensa, non lo vedo. La dispensa giornata 21. Allora, questa è la dispensa, guardate, ci date un'occhiata veloce. Qua devo metterla a posto perché non l'ho messa, ma non l'ho corretta. Perché quando aggiungo delle regole, in poche parole, questo è il continuo del mio libro. Perché? E dovete pensare che la borsa è come la Formula 1, o vi sapete aggiornato o perdete dei secondi, se perdete dei secondi non siete più competitivi e perdete i soldi qua. Quindi io mi aggiorno e vi aggiorno anche la dispensa. Allora, che cosa ho detto prima? Che le medie mobili non servono più da libro. Avete visto che uso le medie mobili io? Qualcuno ha visto che ho usato le medie mobili? Ho contato le ore e 4 entrate, stop. Cosa serve le medie mobili? Per avere la conferma che T-1 è chiuso, per avere la conferma che il giornaliere è chiuso. Andiamo a vedere un attimo veloce, dal reale, guardate, questo è reale, questo è DAX reale, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Vediamo di vedere se chiude un ciclo, questa è la media mobile, la più corta che chiude sulla rossa e dice il mercato sta chiudendo. Poi la rossa deve andare sulla rossa grossa, la gialla sulla rossa grossa, la rossa grossa deve perforare la blu,
lo facciamo. E lì abbiamo la conferma che qualcosa è finito, andiamo a vedere in salita su un ciclo che è partito. Adesso fa la finta, ma qua uguale, guardate, è partito, ha rotto la rossa. La rossa rompe la rossa, la gialla rompe la rossa grossa, la rossa rompe la rossa grossa, la gialla rossa grossa. È partito il ciclo. Vedete? Giornaliero, eh? O se non è giornaliero, perché contiamo le ore, sappiamo che saranno due o tre cicli. Contiamo. Qua sicuramente è partito giornaliero. Quindi contiamo 1, 2, 3, 4, e anche meno 1. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guarda caso dov'è, secondo. Devo contare. Io non ho guardato questo, sto contando insieme a voi oggi perché questo è oggi reale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qua. 8, 9, ha fatto 10, quindi se la mette del 9 ha fatto 10 questo ha fatto 9. Continuiamo. 1, 2, 3, 4, media del primo giorno, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ha chiuso. Qua cosa ha fatto? Tutto il ciclo di basso. È proprio violentissimo il basso oggi. Stiamo a vedere cosa succederà. Ti spiego una cosa. Domani che molti non la capiscono, chi non conosce le quattro medaglie. Allora le quattro medaglie che vedete, nell'ordine, la gialla, la rossa sottile, la ciano e la rossa spessa, sono quattro, è vero che sono medie mobili, ma sono tavate su base ciclica, in base alle esperienze di Torreggiani, sul suo libro ci sono tutte queste tarature secondo il mercato, e quindi lui in base agli attraversamenti legge su base ciclica. Quindi l'attraversamento è interessante se avviene in certi tempi precisi, non è qualsiasi attraversamento che interessa a lui, sono gli attraversamenti successivi in certi momenti importanti che sono i momenti ciclici, e si impara col tempo individuale. Se non capite. Sì, scusatemi per questo, ma purtroppo... Non l'ho sentito? Medie mobili semplici. Sui cicli si usano sempre medie mobili semplici. Scusatemi, ma oggi ho voluto darvi le quattro entrate. Che credetemi che nessuno qua vi sa dare una cosa del genere. Vi ho dato qualcosa che vale milioni. Io ci ho messo 10 anni per darvi quel lavoro qua che mi ho dato oggi e un'ora. Questo è disponibile? No, questo non è disponibile. È mia, sì. Me la chiedete o ve la do? Ah, e ogni 3 mesi va a cambiare. I settaggi me la fate solo per me. Ah, ok. E non ve li fanno per voi, perché io li ho chiesti così. No, e per non... poter contare le ore abbiamo bisogno di avere la sua. Avere questa, io ce l'ho e ve la mando, perché guardate, sono io ce l'ho qua. Quello, questo però dal punto di vista visivo è immediato. È immediato, visivo e facile. No, non ci sono altri. Allora, guardate che io ce l'ho qua, da qualche parte ce l'ho, non so dove c'è questo. Guardate qua. Pagina torre. Vede? Questa pagina che a scadenza giorno va messo in layout di sella, che c'è sella, e io si apre subito questa pagina. Si apre la pagina fatta così, guardate. La mia pagina è fatta così. Perché ci ho messo, qua ci ho messo il DAX, qua ci ho messo l'Eurostox, il FIB, l'Eurodollaro e l'S&P 500. Sono quelle più comode, sotto ci sono i volumi, ci sono le cose, c'è quello che serve. Bene, andiamo avanti, voglio farvi la dispensa rapida, perché purtroppo non mi è andato tempo, spero che la mi ha chiesto un'ora e mezzo o due per poter andare più piano e spiegare qualcosa. La regola è data da marzo-ottobre, qua ci sono tutte le regole che sono tantissime che ci sono. Guardate, qua ci sono gli strike che si vedono bene. Qua io quelli che chiamo strike, 1, 2, 3. Allora, sul terzo strike si compra. E anche qua per capire, cioè, questi strike qua non è che sono dei livelli qualsiasi, ovviamente su base ciclica lui individua dei minimi che avvengono quando scade il tempo, e a quel punto lui va a misurare quegli strike che sono quelli o dei massimi discendenti, massimi minimi, cioè, e massimi minimi. Comunque sul terzo strike su base ciclica sempre, di solito funziona sempre sia in alzo che in basso. Adesso ci sono delle prove diverse, qua abbiamo anche dei grafici, c'è tanta roba, qua abbiamo dei grafici dove si vedono bene. Vedete i livelli di entrata sul terzo strike? Abbiamo, guardate, qua ho fatto 1, 2, guardate qua in alto. Le comprate giuste, ce l'abbiamo, insomma, qua io, i livelli sono molto chiari, ancora i mobili con tutto. Cosa è poi successo il giorno dopo? Io ve li ho messi, ci sono anche quelle a ribasso e sono tutte entrate da piramidale dopo, vedete come è mancato più il senso. Scusi, le medie mobili le conferma? La medie mobile è solo una conferma, sì. Solo conferma, io non le do proprio. Da almeno 6 mesi.
le adopero solo come conferma, infatti le mantengo per dirmi, e sta succedendo questo, questa è la conferma che sta succedendo. Qua ho una serie di grafici che mi dice, poi le strategie avversive adattate. Vedete che per almeno 4 ore si guadagnate 25 euro, chiudete, perché il mercato quando avete dato 3-4 ore avete guadagnato, se volete stare lì 6 anni, fra 3 giorni avete la stessa occasione, domani avete la stessa occasione. Quindi è inutile che state lì a voler prendere chissà chi. Portate a casa, imparate a accumulare pian piano. Ma poi ho scritto delle cose, basta. Corso, ogni corso, questa dispensa viene rivista e riassegnata in diretta. Qua dove abito io non mi spiace. Allora, se avete delle domande, sono 10 minuti di domande a disposizione. E non gli fai il punto io per la settimana prossima? Ah, solo il punto? Dai, per la settimana prossima, almeno sul DAX, dai. Volete il punto? Come azzannare il DAX la prossima settimana? Allora, qua io... Ecco, come non fai senza azzannare? Ci dobbiamo azzannare un po'. Si è spostato tutto. Come si è spostato? Non lo so. Medio banca, no? Niente, guarda se vedi il vi do tutti questi software, li avete tutti, li scaricherete, li avete tutti, li avete abbastanza? Ce l'avete abbastanza? Proprio come lo vedete oggi, tutti i software ce li avete. Allora, vi do la situazione. Allora, questo grafico a 12 anni. Il mercato ha fatto un anno da 350 giorni, da 3,10, 3,50, 2,40, 2,40, 2,30, 2,70 e siamo circa 42 giorni. Di un anno nuovo, secondo me. C'è chi vede tutto a ribasso. Io non vedo un cazzo a ribasso, al momento. Poi ho delle indicazioni, se mi rompe il mensile mi metto molto su chi va là, perché vuol dire che tutto l'intermedio va a ribasso, se mi rompe l'intermedio è finita. Quindi vuol dire che ho perso 15 giorni, ma prendo tutto l'anno. Chi è sul mio sito io li avverto, mi posso sbagliare 5 giorni, non sbaglio mai più di 5 giorni, e dopo mi centro. 4-5 giorni è ammissibile. Cosa vuol dire l'intermedio? L'intermedio è un ciclo a 3 mesi. Si chiama intermedio, un ciclo addizionale a 3 mesi. Questo vi faccio vedere. Questo è il ciclo annuale. Guardate la media mobile, vedete che qua la media mobile l'adopero perché io non faccio dei. Quindi voi lo vedete che gira a ribasso. Guardate qua quando ha dato il segnale a ribasso che ha incrociato la blu, dove è andato il mercato. Guardate qua come ha dato l'incrocio che è salito sulle gialla. La gialla sulla blu. Guardate che due operazioni avreste comprato qua. È chiuso qua guadagnando un sacco di soldi, chi fa investimento e non speculazione qua avrebbe venduto qua e comprato qua guadagnando un sacco di soldi, perché guardate che riuscite a vedere i livelli, è circa, vi do scandaglio, 7.000 a 5.000, 4.500 sono tanti punti, eh? E qua avreste comprato circa 4.800 e adesso siete ancora in rialzo a 7.000 qualcosa, così, solo perché le medie mobili funzionano quando è ora, le usiamo per quello che uno vuole fare, io voglio fare trading giornaliero, non mi interessano più, mi interessano solo le conferme, se voglio fare investimento, dico io ho 50.000 euro da mettere lì che non me ne frega niente per i prossimi 10 anni, compro e vendo solo sulla media mobile, avete software, non dovete più fare niente, aggiornate un giorno, mettete la chiusura in marco, avete finito. Se non lo sapete aggiornare, chiedete un bambino di 12 anni e lui mi segna. Va bene? Eh no, ma è la verità, mettiamo lì. Allora, vi faccio vedere questo, adesso vi faccio vedere da qua fino in fondo diviso in intermedi, perché tutto deve sempre confacciare. Dovrebbe essere questo. Quei numeri che vedete erano i cicli annuali, quei numeri, giusto? Sì. Adesso questi sono i cicli mensuali, contati giorno, con i numeri sono i giorni. Guardate un attimo, da qua, riuscite a vedere qua? Sì. Adesso l'ho diviso in intermedi. L'ultimo annuale quando si dà. Scusi? Chi? L'ultimo annuale. Eh? Non riesco a vedere l'annuale. 42 giorni partito. Ma quando andavate chiuso? Cioè io non riesco a capire cosa stai dicendo. L'ultimo annuale. Quando è partito? Torniamo su questo grafico. Quando ha chiuso l'ultimo annuale. Secondo me qua. Quando chiude uno partirà.
quando chiude uno parte l'altro. Se mai giù a vedere le date, che data c'è di più o meno? 16 marzo. Tu ce l'hai? Quando? 16 marzo, vedi, se sono stato di quest'anno. Meticolosa. Quindi lì ovviamente è partito un ciclo annuale, un ciclo inferiore, semestrale, un ciclo trimestrale e tutti i cicli inferiori. Questo è un allora, io l'ho diviso in intermedi per farvi vedere la ripetitività. 87, 86, 63, 76, 67, 96 ha fatto, 47 ha compensato questo, ha fatto un ciclo mezzo anomalo, potrebbe essere stato anche qua, ma non si vedeva bene la discesa, mi piaceva più questo. Non lo so, potrei essermi sbagliato, potrebbe essere questo. E quindi sarebbero anche due uguali più o meno. Adesso siamo a 40, non l'ho aggiornato, saremo circa 43-44 giorni. Io non lo vedo a rialzo, non lo vedo a ribasso ancora. Poi, al momento, se mi dà delle dimostrazioni che girasse, almeno mi girasse un po' così. A me non mi ha girato niente. Oppure cosa fa? Mi deve venire a rompere prima questo livello, che è il mensile precedente. Poi mi deve rompere questo livello che l'altro mensile precedente, allora a questo punto dico signori, andiamo a ribasso perché scende. Come minimo farà un ciclo anomalo o qualcosa di anomalo, ma lo fa neutro. Cioè vuol dire che parte una base X, sale, mi fa il furbo, poi scende la base X. Non lo so cosa farà, se scende fino a qua, non lo so adesso. Però sicuramente 4-5 giorni poi mi c'entro. Poi andiamo a vedere adesso l'intermedio. E l'intermedio adesso cosa ho fatto? Ho preso l'ultimo intermedio, lo conteggiamo diviso. Questo l'ho contato di più 2 perché ho 23 giorni. Dove siamo oggi? Perché questo è il 19. Oggi ne abbiamo 20, non l'ho aggiornato, è di ieri sera. Guardate, questo è il 19. Ha fatto 10 più 9 giorni. Guardate come si vedono bene i cicli. Guardate che questo sembra un butterfly, se noi lo mettiamo, questo lo immaginiamo, steso su tutto, guardate che sembra un butterfly. E quindi scenderà. Se ha finito a 9-10 giorni, non ha finito perché oggi ha dato la botta, quindi ci stava oggi la discesa. Per fare 10-10 da 20. Ci sta ancora altri 2-3 giorni arrivare a 23 di discesa. Che poi io l'ho interpretato che finisse tra qua e qua, non può scendere sotto questo, perché se scende sotto questo significa che tutto l'intermedio andrà in basso. Voi adesso avete quella data, perché se ci andate sopra avete il prezzo, qualcosa qua, che non vi si dice nessuno, questo vi sto parlando il culo dei soldi qua. Vi sto dando una regola per non guardare nessuno, guardate. Spostate questo e andate sopra a vedere. Cosa dici? Facci sopra, dammi il prezzo. 7.000. Facci sopra, dammi il prezzo. 7.025. Facci sopra, dammi il prezzo a questo. Lì. 7.026. Questo è l'indice DAX. Se il mercato rompe 7.026 che va a 7.000, dateci 7-8 punti, 10 punti, 7.017 è finita, vuol dire che scendiamo un altro mese. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Perfetto. Se lui poi riparte, se il mercato poi volesse fare una finta, riparte, che cosa succede? Che romperà immediatamente questo livello. Quando rompe questo livello, vuol dire che possiamo prendere una stoppata o sbagliare qualcosa, ma perderemo un 2%. Finisce lì. Non perdiamo l'America, perché quello che manca in Italia, e io sto cercando di farlo da là e molto probabilmente ci riuscirò, è il consulente fiscale, quello che vi dice signori abbiamo sbagliato il 5%, capita, chi è che lo sbaglia? Tutti, però non vi lascio nella merda, vi lascio le banche che avete perso tutti i soldi 10 anni fa, sì o no? Allora, e vi lascio nella loro merda perché loro ci godono quei vostri soldi, invece no, e uno vi dice sbagliato, qua succede, che succede, io non ci ho scritto fenomeno, se vero per questo livello bene no, di media sono certo che nel futuro guadagniamo, perché abbiamo un sistema che funziona, questo è la dimostrazione pratica, se avete delle domande sono qua, quindi dove andrà il mercato? Nei prossimi giorni, se rompe questo livello bene, se non rompe questo livello vuol dire che facciamo un altro mensile e chiuderà circa qua, e qua chiuderà l'intermedio, non chiuderà qua come vi aspetterete, ma chiuderà qua l'intermedio. Qua, a questo livello. Farà un altro mensile. Va bene? Domande? No. No, non ammazzo nessuno, sono così, ma sono dolcissimo. E se rompe in ribasso si sente per quanto adesso? Ascende per un altro mese, molto probabilmente. Per un altro mese. 20 giorni di borsa aperta che circa un mese. 25 giorni. Va bene. Perché secondo me il mercato, guardate cosa fa qua. Guardate dove siamo, 40 giorni, è difficile che chiudano l'intermedio a 40 giorni, guardate perché per capire cosa succede bisogna vedere questo. Io 47 non richiedo, a meno che mi faccio 47 anomalo, è stranissimo perché di media
sono io che muovo così? Sì. Ah no, è quello là che è stato mosso. E dico, 47 anomali è difficile perché di solito il mercato si muove su 60-70 giorni, quindi ci stanno altri 20 giorni, 22 più altri 22-23 giorni ci stanno i 60-70, che di meglio, un anomalo lo conta. Ma quel livello lì se lo conta? Io devo vedere la statistica che quelli. Quel livello lì che aveva indicato prima, se lo rompe, lo rompe. Ah, entro pochi giorni, 2-3. Entro 2-3 giorni. Se non lo rompe, molto ovviamente è finito, lì è finito il mensile e riparte. Vi do delle regole fisse, se lo sapete, se lo sapete lo dico io. Quando parte un intermedio, vi do delle regole fisse che le ho abbastanza squadrate ormai. Quando parte, guardate, quando parte un T+1 per almeno 3, facciamo 3-4 giorni, il mercato sale rapidamente con dei soldi. Vedete? Sale violentemente. Quando parte l'intermedio per almeno 15-20 giorni non crolla. Ma non lo dico 20 così. Potete andare a contare tutti quelli indietro, se volete lo andiamo a contare. Se qualcuno ci crede andiamo a contare, perché io li ho contati tutti. Almeno 20 giorni non crolla quando parte l'intermedio. Quando parte un T+2 per almeno, parte un T+2 per almeno 3-4 giorni non crolla. 8 giorni ho fatto. Io voglio che ne faccia 4. E ve ne do 2, 3 quando parte T+1. Il massimo l'ha fatto 1, 2, 3, 4 e 4 giorni. Quindi, per sapere queste regole, è sapere tutto. Ho dato delle regole molto fisse e molto chiare. Comunque sono scritte sulla dispensa. E se non fossero chiare, chi è abbonato da me ha il diritto di chiamarmi dalle 7 alle 9 di sera italiana per chiedermi queste cose, io ve le dico. Ve le marcate, vi fate scuola e imparate. Domande? L'abbonamento uno si scrive da me, sul sito ci sono tutte le regole immaginabili di come scriversi. Sul sito, guardate, è di una cosa, di una semplicità estrema. Non vi serve un momento. Andate su Google, sono il primo su tutti i motori di ricerca, guardate, molto semplice. Non vi dico bigliettino. Andate su Google, scrivete Renato, Google, Torreggiani. Non ce n'è bisogno. Torreggiani, ecco, sono il primo, così siamo scomodi, ci pensiamo. Andate lì, vi trovate qua c'è scritto cliccare per iscriversi da qualche parte, sì, qua, eccolo lì, vedete, cliccare per iscriversi al sito, okay. Va bene, qua io scrivo tutto, ma se cosa c'è, avete la possibilità di imparare in meglio 3 mesi ad operare lo stesso per gli studi che avete usato, almeno come dare la patente alla macchina, almeno un po' di impegno, poco, ma comunque io ci sono per spiegarvi dove l'unico vantaggio vero che avete è che chi compra il mio libro o che studia il mio metodo ha che dove si impapina uno con un libro da solo nella cacca fin qua, me mi chiamate e andate avanti e vi ho tolto ogni dubbio, va bene? Domande? Rimini, le pass, ricordatevele, durerà fino al 31, forse ve le do 2-3 giorni più. Il suo metodo è applicabile anche a un'azione italiana tipo la... Allora, che cosa ho detto prima? Qualcuno ha sentito? A tutto, dalle arance alle azioni, alle banane. si può vedere al corso, lo faccio vedere, se vuoi ti chiamo fuori la lavagna finché impari, giustamente oggi non lo tengo, ma se dico questo perché posso dimostrarlo, tant'è che Piva, che campione italiano che ha vinto il trading, sarà ospite mio a questo corso in questi 3 giorni. Se viene il campione italiano di trading, qualcosa si viene coinventato che gli piace, perché altrimenti non verrebbe. Il tuo software, io posso mettere qualsiasi... Sono 12 software. Posso mettere qualsiasi azione, lui mi calcola... Se tu prendi il software, guardate, qualsiasi software che avete, qualsiasi software di questi, ce n'è... Zitti. Qualcuno? No. Allora, il software... No, perché chiedo delle cose importanti che tu le ritieni. Ogni software è formato in maniera tale che è formato da un Barthelme, dall'oscilla e un Pitagora. Quindi vanno in accoppiata, se tu li lasci stare, lo rinomini solamente scrivendoci Pirelli
che non c'è più, così non ci facciamo pubblicità, o qualsiasi altra azione, e avete la banca dati, prendete 4.000 dati, 15 minuti, o giornalieri, avete gli stessi grafici e potete fare la stessa cosa. Con qualsiasi azione, perché abbiate 4.000 dati a 15 minuti o a giornalieri. Chiaramente i grafici poi vanno adattati, eh? Non è che, no, non è che tutto fai in automatico. Ci vogliono, vogliono mandare a casa. Ma noi non andiamo. Andiamo a casa? Guarda che spinta che ci hanno dato. Ho il sacco a pelo in macchina. Ho il sacco a pelo. No, le ultime due domande qua. Davvero dobbiamo andare. Andiamo qua. Occupiamo. Ma potrebbe anche essere che questo intermedio in corso sia l'ultimo dell'annuale. Cosa? Potrebbe anche essere... Cioè, l'intermedio è l'ultimo questo, dell'annuale. Che questo sia l'ultimo dell'annuale, quindi l'annuale non ci sia ancora. Se è anomalo, sì, a volte può capitare. Perché considerando che facendo partire l'annuale a maggio dell'anno scorso, il primo intermedio chiuso ad agosto, il secondo chiuso... Io non ho mai detto di no, però no. Per 20 giorni mi è salito, quindi già c'è qualcosa che tocca. Molto ovviamente è un ciclo anomalo e lo farà di tre mesi. Si con il mese di giugno totalmente certo, ribasso certo. Potrebbe essere qualcosa di anomalo e poi ripartire meglio, per così guadagneremo di più. Scusa. Sarò più tranquilli, però io credo che comunque cambierebbe la decisione che non vincolerà io gli altri scendere. Mi posso fare una qualcosa di catastrofico che ho pensato. Entro il 2013 secondo me succede qualcosa di grosso, ma veramente o un cataclismo o una guerra contro gli arabi o qualcosa. Madonna. Qualcosa succede che la borsa crolleranno violentemente. Torniamo al 2007 e rotti di Eurostox. Qualcosa può darsi, c'è qualcosa di catastrofico, può darsi anche meno mancare materia prima, qualcosa succede, non so che cosa. L'analisi tecnica sconta tutto, so che qualcosa succede ma non so che cosa. Quando si caddero le due torri, io ero ribasso, guadagnai 25 milioni in un quarto d'ora. Io sapevo che doveva finire un anno, ma non ero parente pubblicano. Cioè, voglio dirti, sapevo che qualcosa di catastrofico sarebbe successo, non sapevo che cosa, perché chiudevo un anno e quattro anni insieme. Ma il mercato io ero già ribasso, era poi... già ribasso prima che cadessero. Certo, eravamo già ribasso, però noi avevamo già, con il mio metodo eravamo già ribasso, tutti lo sanno chi era con me. Domanda. Entro il 2013. Lei l'ho risposto 5 volte, l'ho risposto. Mi chiami per. No, porti pazienza, lo so. Vai con la stessa. Entro il 2013, inizio o la fine? Secondo me da ottobre quest'anno cominciamo. Facendo. Gradualmente. Poi vedrà qualcosa succederà. Però lo prevedeva già l'anno scorso un po'. È vero. Ho detto nel 2013. Alla fine 2012-2013, l'11 non ho mica marcato. Così l'ho detto. Se non chiudiamo, allora, siamo rovinati. C'è qualche domanda ancora, qualcuno? Vabbè, io no. Signori, io vi ringrazio per la disponibilità. L'applauso viene a voi che lo avete ascoltato, grazie. Hai ragione, bravo. Qualcosa